Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a Castelluccio di Norcia. O meglio, adesso siamo parcheggiati nella piana di Castelluccio di Norcia e ci faremo due passi e andare a vedere Castelluccio. Siamo di ritorno dal nostro mini tour in Abruzzo e nel risalire abbiamo deciso di fermarci qui. Adesso vi facciamo vedere questo posto perché è uno spettacolo, sembra un po' Nomadland, se l'avete visto. Adesso andiamo a vedere qui, c'è di tutto, ci sono i cavalli, c'è gente che fa parapendio, c'è questa piana immensa con le pecore, insomma, tutto bello. Stupendo. La scelta qui è tra buttarsi ancora con il parapendio, che non sarebbe male, imparare finalmente ad andare a cavallo, oppure mettere le gambe sotto il tavolo e mangiarmi una bella zuppa di lenticchie. Vediamo come finisce. Escursione a cavallo sono 30 euro a persona, un'ora con la guida. Quindi noi adesso ci incamminiamo per andare a Castelluccio. A piedi. A piedi. Per andare a Castelluccio si parte qui dal sentiero che è proprio vicino a dove siamo, il parcheggio praticamente. E si va tutta questa piana fino a là, ma tanto si vede anche da qui proprio. Si vede tutta la strada anche. È una camminata di 40 minuti, poco faticosa, tranne l'ultimo pezzettino che sale un pochettino, per il resto è tutto in piano, quindi fattibile un po' per tutti. Ma poi ci sono sentieri che vanno su di là, che vanno su di là, ci sono sentieri dappertutto. Si potrebbe stare qui molto tempo senza annoiarsi. Sembra di essere in un grandissimo lago prosciugato. Ci sono le mosche che stanno facendo impazzire Milka quando si ferma, si riempie di mosche, lei Ma cerca sono di mangiarle tantissime. tutte. Ho detto corri, corri così non ti rompono le scatole, anche noi, Ma ieri non ce n'erano così tante. Che bello questo fiorellino qui da solo in mezzo al percorso, o meglio, non da solo, accompagnato da un sacco di mosche. Non so come mai ce ne sono così tante oggi. Ieri abbiamo fatto questo sentiero e non ce n'erano così tante.
Io lo so che il video non renderà quanto è vasto questo posto, questa piana, però meglio così, così almeno ve lo godete quando venite a vederla. Che un conto è vederlo, un conto è essere qua. Guarda le mosche, Mica. Guarda, guarda quando. Le mangerò tutte. Ma cosa c'è stamattina? Cioè, non puoi stare fermo un secondo che diventi un albero di Natale di mosche. Poi chissà perché, boh, mi hanno preso di mira il lato destro. Sinistra niente. Oh, povera Milka. Milcotti. Milka. Milka. Ti perseguitano, Milka. Sei perseguitata dalle mosche. Sarebbe bello venire tra la fine di giugno e metà luglio, che c'è la fioritura. Siamo in ritardo adesso, fa troppo caldo, è già finito tutto. Comunque è bella anche così. Caldo? Caldo? Fa caldo perché quando esce il sole ti ustiona, poi dopo fa freddo. Ieri mattina c'erano 6 gradi. E stamattina non lo sappiamo, non ci abbiamo guardato. Meno, comunque perché all'una si stava già gelando. Alle due abbiamo acceso la stufa e siamo al 20 di agosto e abbiamo acceso la stufa la mattina perché c'era troppo freddo. C'è un caldo che è relativo. C'è molto sbalzo più che altro. Cioè di notte e mattina fa freddo. E di giorno si sta benissimo, adesso siamo in maglietta, c'è anche un po' di nuvole, si sta benissimo. Siamo arrivati all'inizio della salita. Comincia a salire adesso. Noi siamo arrivati
dal passo di là sopra c'è il rifugio, siamo arrivati da Ascoli Piceno. Fai tutta la strada che scende, che è fantastica, e da là si vede bene il bosco a forma d'Italia, che è qua. Dopo vediamo di farvelo vedere da sotto se ci riusciamo, ma perché volevo fare un volo col drone, ma purtroppo qua non si può. Quindi vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Comunque è là, e arrivando dalla strada in alto si vede benissimo. Eh sì, un pochettino questa salita si sente, però vabbè, con calma. Siamo fortunati che c'è un po' di nuvole e siamo quasi arrivati. Siamo arrivati. Che ingiustizia. Cosa? Un posto così bello tutto intorno e poi la natura. Faremo questo sentiero? Io non direi di no perché ho fame. Adesso ci facciamo un giro, poi veniamo a vedere cosa sono i coglioni del mulo e il cucciaiuscolo, il salame spalmabile, andiamo a mangiare. Avevo il sospetto che finisse così, E alla fine ci siamo fermati a mangiare. Non vi abbiamo fatto vedere molto, però abbiamo preso un tagliere, formaggi, salumi, due zuppe, tutto buonissimo. Zuppa della nonna con farro, lenticchie e cicerchia e zuppa di lenticchie. Esatto. Come prospettato. Tutto molto buono. E adesso questa bellissima strada in discesa, guardate, si vede tutto perfino da qua. Mi sono dimenticato di chiedere al barista cos'erano i coglioni del mulo. Glielo chiedo questo qua adesso del baracchino. Fine, abbiamo preso al banchetto da Samuele un coglione de mulo, che però è quello che ha la forma meno da coglione perché è piccolino e panciuto, perché gliene avevamo chiesto uno piccolo, mentre gli altri hanno un po' più la forma allungata da coglione de mulo. Sta, vediamo se funziona lo stesso. Vedi, non è che... Che ore sono? Vabbè, però si sembra un po' più un palloncino. Comunque è un insaccato con... Cos'era? È un insaccato con dentro il lardello. Vediamo, aspetta, fammi leggere. Magari leggendo ve lo spiego meglio. Ingredienti, carne di suino, destrosio, pepe, aromi. No, non ve lo spiego meglio leggendo gli ingredienti. Coglioni di mulo, qui è proprio scritto in italiano. Mentre loro sono più folcloristici, scrivono coglioni di mulo in... Qui c'è scritto coglione di mulo proprio. Bene, adesso ce lo mangeremo stasera o domani. È stato forte Samuele, che è un ragazzino, 16 anni, e che
ha risposto alla domanda di Gabriele: ma mi spieghi cosa sono i coglioni del mulo? E lui: è presente il mulo sotto a due. papale glielo stava spiegando. No, invece maiale. Non c'entra niente il povero mulo. È solo perché ricordano la forma. Basta. La forma, bella. La forma. Va bene, ci incamminiamo. Verso il lago di Filato? No, basta, verso il camper. Adesso volevamo andare al lago di Pilato, ma qui c'è voglia. Innanzitutto bisogna prima capire dov'è. Ma poi... in questa vastità. Ci siamo soffermati troppo e il tempo sta cambiando. Quindi direi che possiamo anche tornare verso la piana. Guardate da qua, si vede tutta la piana. Siamo arrivati qua sotto dove vi dicevo prima che c'è il bosco a forma di Italia. Si capisce molto poco da qui, però ve lo faccio vedere. Bisogna andare sulla strada là quando si arriva, o anche di là si vede meglio di là. E niente, questo qui è il bosco a forma di Italia. Anche se da qua dal basso non si capisce. Siamo quasi arrivati a Nomadland. Non entri, pagliaccia, eh? Non vai dentro. No, non fa caldo come ieri. Bevo e basta. Aspetta. No, vado. Aspetta che vado. Poverina. Ok? È fresca? Com'è? Dai, nuota, vieni. Ok, si è rinfrescata? Che spusa di pecora, di capra. Le bolle. C'ho le bolle, mica. Bella! Nuota. È fredda! Aspetta per me. Queste mosche. Si riprendo. Hai messo gli stivali, Milka? Dai, vai a lavarti i piedi. Dobbiamo andare in camper. Ma si può!
caduta la targhetta, dai. E siamo arrivati al camper. Beh. Adesso pennica. Sì, basta, pennica, relax. Quindi direi che ciao a tutti ragazzi. Al prossimo video. Ciao.